benvenuti a tutti in questa giornata che abbiamo voluto marcare particolarmente come segno in fondo di ringraziamento alle numerosissime donne che hanno fatto la Caritas da sempre. Martedì 8 marzo, giornata della donna, nella sede del programma occupazionale di Caritas Ticino a Polleggio si è inaugurato il nuovo mercatino dell'usato. La struttura, già operativa da molti anni, gestita da volontarie, dopo la ristrutturazione diventa luogo per una nuova attività da offrire ai disoccupati inseriti nel programma. Abiti, chincaglierie, quadri, libri, oggetti vari, offerti a Caritas Ticino, trovano una nuova vita rimessi in vendita nei mercatini per finanziare l'attività sociale. Qui dove ci troviamo, anche qui c'è un pezzo della storia di Caritas e si è sviluppato tutto un discorso di lotta alla disoccupazione. Questa cosa ci sollecita continuamente, ci sollecita sia da un punto di vista di una riflessione sul significato del lavoro, sul significato di una società che sia capace di dare lavoro in modo sano alle persone, sia da un punto di vista pratico nel migliorare e aumentare le probabilità perché queste persone che sono senza lavoro lo ritrovino e lo ritrovino in modo definitivo. Noi praticamente siamo mandati dalla disoccupazione, un tempo occupazionale, e praticamente o smontiamo computer, tra un attimo comunque scade la disoccupazione, però per il momento sì, sarò qua al mercatino. Ho l'onore di tagliare il nastro rigorosamente rosa perché oggi è la giornata della donna. Entriamo per la benedizione. Ridare il diritto di cittadinanza a chi rischia l'emarginazione, valorizzando l'esperienza positiva del lavoro, secondo un modello economico che ha come punti di riferimento la dottrina sociale della Chiesa, espressa in tutta la sua genialità nell'enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su voi e su questa casa di accoglienza. Qua dentro c'era la cucina e anche nell'altro reparto c'era la cucina e abbiamo tirato via tutto. Era abbastanza in disordine, è andata bene, molto faticoso, ma abbiamo messo a posto. Questi sono i risultati. E oggi come si sente? Molto soddisfatto del lavoro che abbiamo realizzato. Sono molto contento. La Caritas ha sempre accettato sfide non facili. Con Robin Norris ci siamo conosciuti quando qui è stato aperto il centro per richiedenti d'asilo, anche quella è una sfida non facile, qualche anno fa, qualche cappello in più probabilmente. Ecco. Anche in questa attività, quella all'esterno nell'orticoltura e quella nel riciclaggio di apparecchi elettronici, evidentemente fate un buon lavoro, ottimo soprattutto rivolto a persone che non sono sempre più fortunati di questa società. Mi hanno mandato da Giubiasco per dare una mano a sistemare il nuovo mercatino di Polleggio e poi fine settimana ritorno a Giubiasco. Che esperienza sta facendo al programma occupazionale? Ma sinceramente molto bella perché impari molte cose, più contatto con la gente che anche non professionalmente è uguale alla tua, mentalità diverse e anche origini diverse. Allora capisci molte cose e anche molte esperienze che loro hanno vissuto. Dal 1988 Caritas Ticino ha sviluppato diverse attività, sia artigianali sia di tipo industriale, per reinserire i disoccupati che hanno maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Dall'orticoltura biologica all'attività di recupero e riciclaggio in un'ottica ecologica di massimizzazione delle risorse, mantenendo sempre un carattere produttivo legato al mercato, dove la socialità si coniuga armonicamente con l'economia. Migliaia di persone sono passate nei programmi di Lugano, Giubiasco e Polleggio e molte di loro hanno ritrovato poi un posto di lavoro definitivo. C'è un tentativo di rilancio di Polleggio come sede in generale. Quindi questo mercatino in realtà nasce come terza attività perché l'attività principale è sempre stata il frazionamento di materiale elettrico-elettronico.
abbiamo nella storia di Pollegio come Caritas un'azienda agricola, quindi Pollegio ritorna, come dire, con prepotenza, anche con forza, con energia, a proporsi su una diversificazione di attività, e questo ci consente anche di offrire percorsi molteplici alle persone che sono inserite qui. Perché? Perché il fatto di avere diverse attività ci consente di avere anche diversi profili a cui offrire anche esperienze lavorative. L'idea del mercatino, per esempio, è quella di poter inserire per le donne una doppia possibilità, quindi l'elettronica e il mercatino, quindi la possibilità di far sperimentare la zona vendita, per esempio, oppure il triage degli abiti, oltre il discorso della gestione di uno spazio vendita particolare. Praticamente abbiamo pitturato, abbiamo messo a posto le cose che c'erano da mettere via, e tutte queste cose qua, fin quando abbiamo realizzato proprio tutto questo. Come le è parso? Perché prima evidentemente era bruttissimo. Come ha vissuto questo passaggio? Questa trasformazione? Pesante, però una nuova esperienza, bella. Sì. E oggi cosa prova di fronte a questo bel locale, a tutta questa gente? Sarò modesta, ma soddisfazione insieme a tutti gli altri. Noi che eravamo operatori qui a Pollegio pensavamo che era un po' peccato che questi spazi non fossero utilizzati al meglio. Poi da una cosa nasce l'altra, per cui poi si è pensato: ma c'è un locale che potremmo sfruttare con un'entrata indipendente, lì potremmo vendere la verdura. Poi si è visto che c'erano dei locali dietro che non erano proprio stati mai utilizzati, perché erano le vecchie cucine ancora dell'istituto e così. E allora ogni giorno venivano fuori delle idee nuove, ma però in fondo siamo arrivati fino a qui, andiamo oltre. Sono piccole scelte che poi alla fine guardi con soddisfazione e quindi alla fine effettivamente ti senti un po' casa tua. E anche per gli utenti è un po' così? Sì, io ho notato un grande entusiasmo, e venivano con delle idee: cosa ne dici, facciamo questo? E poi erano non solo molto propositivi, ma molto disponibili, molto. Si vedeva proprio che il veder nascere e rinascere qualche cosa sotto le loro mani gli dava un grande, proprio questo entusiasmo del dare la signora che è in vacanza, che ha fatto la torta di pane a casa ieri sera, è venuta con la torta stamattina fatta a casa. Cioè, ecco, queste cose qui capisci come effettivamente è bello. Poi si creano dei rapporti, sì, di collaborazione, che vanno anche oltre proprio il semplice rapporto di lavoro. È bello. Ah, non capisce l'italiano. È contento dei suoi acquisti? Cosa ha comprato? No, era 3 volte più roba l'altra volta. Tanta roba. Non c'è? Non c'è. Dai. C'è pochissima. Però ha trovato, eh? Ah sì, ma dopo? Arriverà nuova. È vuota. Da dove? Da Giubiasco, da Lugano. E speriamo, eh? Auguri, buona lettura. Grazie. Questo luogo per lei cosa rappresenta? Un bellissimo posto, pieno di ricordi, da bambina venivo a giocare, poi mi sono sposata nella chiesetta, abbiamo chiesto la dispensa, è stato il primo matrimonio celebrato lì. Io non sono mai più venuta qua, mai, mai più. E come mai veniva qui da bambina? Perché abitavo qui vicino. Abitavo qui, venivo a prendere il pane, le suore davano il pane, magari io restavo senza pane, mamma mi diceva: vai dalle suore che ti danno mezzo chilo di pane. Allora venivo qui, c'era una suora grossa, una suorona, una matrona. Era qualcosa di speciale. C'erano le suore e chi c'era? E poi c'erano i ragazzi, perché c'erano tanti ragazzi, perché era un come un collegio per ragazzi un po'. Guarda che ti sono chiuso, ho detto a noi. Per lei cosa rappresenta questo posto? Beh, è un grosso ricordo, perché è qui che abbiamo celebrato il matrimonio. Il nostro matrimonio, quindi come dire, l'inizio della nostra vita a due. E come mai avete scelto questo posto? Perché io ero qui, conoscevo il collegio. E dove sei nata? Sì, sono nata qua, io a Pollegio, no? E quindi dicevo: voglio sposarmi dove ho fatto le mie prime preghiere, dove ho seguito le prime funzioni con i ragazzi. Ed era una cosa per me importantissima.
E oggi, dopo quanti anni, si può dire? Sì, dal 66, quindi sono 45 anni. Auguri! E continuiamo ancora, per altrettanto, no? Fantastico, grazie mille. Grazie a voi. We'll be right back.